Oggi è stato un workshop incentrato sugli amplificatori della Gallien Kruger, che sono distribuiti in Italia da Master Music, che è un marchio con cui io collaboro ormai da un anno e mezzo o due. E vedere tanti musicisti curiosi che ti fanno anche domande che non sono solo tecniche relative allo strumento, ma sul mondo della musica, è stata veramente una bellissima esperienza, forse una delle più belle che ho fatto. In assoluto, non perché lo sto dicendo qui alla telecamera, ma proprio per come è stata gestita, per Renzo che è il padrone qui del negozio videocinema e anche per il supporto della gente di zona e di tutto lo staff master. Quindi molto molto bello. Il rapporto con i musicisti è strano, delle volte ti trovi quasi la giuria col cartellino che danno il voto a quello che stai dicendo, altre volte si crea invece un rapporto molto molto bello dove ci si scambiano informazioni, dove l'unica differenza è che tu sei da un lato del microfono e gli altri no, ma l'esperienza, non c'è un'esperienza che vale di più di un'altra. E oggi c'era questo tipo di clima perché c'erano state, era pieno, quante ce ne stanno qua, 35-40 persone, di cui 8 bassisti, quindi il resto erano musicisti, erano curiosi, erano appassionati di musica e della proposta che viene fatta qui. Il tour dell'Artemis Auto Band con Gas G, come è andata in Europa e che tipo di accoglienza avete avuto nei paesi al di fuori dell'Italia, anche se per voi non è la prima volta no, che certo. Visitate, insomma, altri paesi al di fuori? Per me in particolare, che sono nuovo negli Artemis, ci sono da circa settembre 2013, cioè ci conosciamo dal 2001, però ci suono da settembre 2013, è stata la prima esperienza di un vero e proprio tour e la prima esperienza di un tour in tour bus. Specifico questa cosa perché spesso quando si fa un tour si va a seguito della band, ma tu hai il tuo van, hai la tua piccola produzione e sei quindi molto separato dalla realtà dell'headliner. Noi invece abbiamo vissuto 18 giorni insieme, quindi ottimo rapporto con la booking agency che ha promosso, ottimo rapporto con i ragazzi della band di Gas G e una buonissima risposta. Noi eravamo interessati soprattutto alla Germania, perché in Inghilterra gli Artemis hanno già un buon seguito e si è visto anche nella vendita del merchandise e tutto. La Germania, un po' perché è più vicina, non ci devi andare in aereo, e un po' perché è la patria del metal e noi siamo riusciti finalmente ad andare a Wacken l'estate scorsa, che è stato un punto comunque molto alto della carriera di tutti, sia di band che personale. Qual è il tuo rapporto con la didattica e com'è il tuo approccio all'insegnamento, quindi a chi si avvicina poi? Allo strumento e sì. Allo studio. Allora, ti faccio un esempio. Io insegno dal 2001, professionalmente dal 2003, dal 2007 mi occupo di coordinazione di reparti di basso, dal 2010 quello di MMI, che è la scuola per cui insegno adesso nelle sedi di Parma, Modena e Verona, poi faccio lezioni via Skype. Non mi era mai capitato di fermarmi più di 20-25 giorni dalla didattica, negli ultimi 4-5 anni. Quando lunedì ho ricominciato a insegnare dopo 25 giorni di tour, ti giuro che mi sono emozionato. E questa è la misura di quanto la cosa mi piaccia. Quindi non è che faccio didattica perché non faccio abbastanza date, ho anche scelto nel 2008 di potenziare la parte didattica. Mi piace molto, mi tiene aggiornato, mi fa vedere tanti talenti, ragazzi che suonano meglio di me, perché tanto la musica è un campo enorme, quindi trovi quello che slappa meglio, quello che va a tempo con un groove meraviglioso e tu sei arrivato lì con 10 anni di studio. Su un parco allievi il 70-80% è gente con una testa professionale, quindi che studia, che investe, che vuole da te il massimo e quindi tu dai il massimo. E questo è per relazione privata, poi faccio clinic, faccio workshop, ma il principio è sempre lo stesso. Mi chiamano per questo motivo e ho davanti delle platee interessate, quindi mi ritengo molto molto fortunato e non è un riempitivo fare lezione. Cioè se io potessi farei 7 giorni di lezione e 7 giorni di date. Non ci sono 14 giorni a settimana, faccio con quello che ho, ma sono molto molto contento di questa attività e si sta spostando anche tanto su Skype per fare lezione a ragazzi fuori sede e anche felicemente all'estero, perché grazie agli Artemis e quindi le date fuori, grazie ad alcuni video che girano bene, malgrado il mio inglese emiliano, yes, cominciano ad esserci 3, 4, 5, 6, 8, 10 richieste da fuori. Io ho cominciato a suonare all'età di 9 anni perché volevo suonare la batteria e mia mamma mi ha detto devi studiare solfeggio prima, quindi scegli tra chitarra e piano, era un modo per dire evita la batteria che fai casino, ma io avevo 9 anni, non lo sapevo. Ho cominciato con la chitarra classica e non mi è piaciuto tanto, mi hanno comprato un'elettrica così suonavo gli Iron Maiden e mi sono divertito, ma alla fine della terza media sostanzialmente ho smesso. Cominci, fai liceo, cambi paese, io abito in un paese molto piccolo quindi andavo a scuola in un altro posto. Giochi a calcio, giochi a tennis, fai arti marziali, la musica va molto in secondo piano. È capitato che un gruppo di miei amici avesse bisogno del bassista e mi abbia detto questa cosa, tu sai già suonare la chitarra, non devi fare gli accordi,
fai la tonica, fai la nota, boom boom boom, e sei a posto. E guarda, mi ricordo la data, 4 febbraio 96, primo concerto con il basso, e mi sono detto, perché non ricomincio a studiare? Ho cominciato a giugno ad andare a lezione, a settembre ho chiesto ai miei genitori il primo ampli, il novembre dell'anno dopo ho voluto il primo 5 corde. E la cosa, e non ho memoria di altro, io dal 96 che avevo 16 anni, sono una classe 80, al 99 non ho ricordi in cui non avevo il basso in mano, cioè io studiavo storia e filosofia così. Devo girare pagina. Devo ripetere, ok, col volume a zero, allora, la critica alla ragion pura di Kant è uno dei suoi testi più importanti, così. Così, proprio da monomaniaco, sempre con lo strumento in mano. E lì è venuto fuori la tecnica, è venuto fuori la passione, cose che se avessi dovuto studiarle scientificamente non avrei mai fatto. Quindi sì, poi le cose sono venute da sole, io mica pensavo di fare il musicista. Ho fatto il liceo, mi sono iscritto a Scienze della Comunicazione quando ancora era numero chiuso, mi sono laureato, ho fatto le mie robe, mi hanno chiamato a fare la tesi di laurea, a lavorare per la ISO in Svizzera. E ho detto, ragazzi, bello, però io la tesi sulla ISO non la faccio perché sennò non suono più. E lì ho scelto, un po' di ostruzione giusta dai genitori all'inizio, più che altro per dire, oi, ma lo vuoi far davvero? Sei sicuro? Poi quando hanno visto che non suonavo con gente che si drogava, che non ero una testa di cazzo, che suonavo ma era un mestiere normale, primi fan, vengono ancora a sentirmi. Davvero, cioè, oltre 60 anni vengono, ballano, se suono male mi dicono, mica è andato tanto bene stasera, devi suonare un po' meglio. E quindi anche il supporto della famiglia poi è stato fondamentale. La musica è comunicazione del linguaggio. Se non hai un tuo timbro, un tuo modo di fare le cose, sei molto anonimo. Il che non vuol dire che non suoni bene. Il ruolo del turnista, del session player, è quello di mettersi al servizio al 100% della canzone. Io in maniera molto presuntuosa e spocchiosa, fin da ragazzino, ho cercato di avere il mio timbro. Ci sono riuscito, non ci sono riuscito, questo giudicatelo voi. E quindi quando riarrangio qualcosa, molto spesso, facendolo in maniera personale, si crea i fan e i detrattori. È normale ed è giusto così. Tra le varie cose che ho fatto, se vai a prendere un pezzo come Little Wing di Jimi Hendrix e non è che lo snaturi, ma ci metti in mezzo un solo di basso che non c'entra niente, e invece che avere una vena palesemente blues comincia a fare due o tre trick, un salto di corda, qualcosa di molto moderno, è fortemente criticabile. Ma io sono molto contento di questa cosa, perché se non c'è critica non c'è attenzione. L'importante è non passare inosservati. Ti piace? Benissimo. Non ti piace? Va bene lo stesso, perché hai messo il tuo orecchio sulla mia musica, sul mio modo di fare, e hai espresso un giudizio critico. E quindi quello è uno dei video su YouTube che è andato meglio ed è stato uno dei più criticati, quindi ogni tanto lo tiro fuori per questo motivo. Ma perché mi piace proprio il confronto? Perché io ho dei gusti, cioè a me alcune robe non piacciono. Ma quello è un mito! E vabbè, ma a me non piace, non mi dice niente, che cosa ti devo raccontare? Non mi piace! Poi lo riconosco l'importanza storica, ma non mi piace. E quindi lo cambio. E quindi rivendico l'essere un po' fazioso ogni tanto. Ho le luci sul basso, suono ogni tanto col distorto, mi permetto di fare solisti in un mondo rock, eccetera. Ci sta che a qualcuno dia fastidio. Ottimo. Bisogna lasciare spazio alla ricerca. Se noi non avessimo fatto ricerca non avremmo il 5 corde, ma non avremmo gli strumenti elettrici. Suoneremmo col contrabbasso e il violoncello, che suonano benissimo. Quindi perché non provare a suonare saltando le corde? Ma fa schifo, il basso non lo fa. Allora mi fai provare, lo provo a contestualizzare, faccio qualcosa che secondo me è credibile e poi lo so anch'io che lo farai una volta ogni 30 pezzi che registri. Però se qualcuno non ricerca non si va mai avanti, che si parli di tecnologia, che si parli di musica, dove non è detto che una cosa nuova è meglio di quelle vecchie. Cioè questo bisogna avere l'onestà intellettuale di dirlo, perché il basso alla fine della baracca questo fa. E questo è il 99% del tuo lavoro. Però se nessuno avesse mai slappato non esisterebbe Flia. Se uno non avesse deciso di fare il solista non esisterebbe Giaco. E via dicendo. Quindi perché negare questo processo? Secondo me più andiamo avanti più c'è del conservatorismo, l'ho detto giusto. Oddio. Si va più avanti sui suoni e un po' meno sulla tecnica, perché si è già andato tanto avanti. È chiaro, quello che si fa adesso di tecnica forse arriva fino alla deriva più che all'innovazione, però perché non provare? Il consiglio a chi si avvicina allo studio dello strumento, oppure
sta pensando di iniziare a suonare, qualsiasi strumento, che sia il basso o qualche altro? Dico due cose. La prima è relativa allo strumento. Appassionatevi. Non deve essere un esercizio, deve essere una cosa su cui non dormi la notte. Ognuno ha le sue passioni. C'è chi ha la passione del calcio, del tennis, dell'informatica, dei videogiochi, quello che vuoi. Lo strumento, se non è passione, è qualcosa che farai per 3 anni e poi mollerai. Quindi cerca l'insegnante giusto, non deve essere il più bravo, deve essere che qualcuno comunica, è qualcuno che comunica con te. Divertiti, non andare subito a compromessi, devo fare delle date, devo fare dei dischi. Prenditi il tempo per godere dello strumento, i compromessi poi verranno. Ma se hai passione, sai decidere. L'altra cosa è comprati un computer, impara a fare video e impara a registrarti da solo, perché se oggi è importante, domani sarà fondamentale, fra 3 anni sarà la base. Come saper accordare lo strumento. Quindi non si può più prescindere da tecnologia. Come dice spesso un mio amico, la scala maggiore di Do te la insegna anche il tuo vicino di casa che ha aperto un sito internet. Ma come si suona davvero lo fai sui palchi con un insegnante. Come promuoverti, come farti vedere, oggi lo fai con la tecnologia, quella che hai a disposizione. Tu hai già partecipato al sito Metal in Italy in occasione dell'articolo Quanto costa essere un musicista. Ha ottenuto un successo veramente incredibile che nemmeno noi ci attendevamo. Neanch'io. Qual è stato il riscontro che hai avuto tu su questo articolo? Incredibile, nel senso che il mezzo con cui si condivide questo tipo di media è Facebook. Nessuno va su canali 5, non ancora. tantissime condivisioni, tantissimi commenti e tante mail private. Gente che ha detto ma perché hai detto quello che hai detto, ma non è così, ma non è tutto facile, tu hai un approccio troppo professionale, devi pensare anche a chi lo fa per passione. Però sicuramente è un tema che stimola, anche perché se non si vede il musicista come qualcosa che può essere un lavoro non si capiscono i costi. Ragazzi, ma facciamo due costi, ma fare 5 anni di università fuori sede, ma quanto costa? Io lo racconto alle mamme dei ragazzi di 16 anni che vengono a lezione, dico signora, lei faccia un budget, libri, vitto alloggio, spostamenti, tasse universitarie, se lei mi dà quel budget sulla musica per suo figlio è più probabile che io come insegnante lo faccio lavorare piuttosto che con una laurea in sociologia, legge, economia, perché poi noi non siamo un paese che guarda i dati, ma se uno li guarda quanti laureati ci sono in economia, quanti lavorano facendo il mestiere per cui hanno studiato, quanti in sociologia e con che budget. Dammi quel budget sulla musica e non dico che ti faccio lavorare al 100%, ma performo meglio di un'università umanistica. Non una scientifica, ma una umanistica me la cavo molto molto bene. Senza questa ottica è difficile, non è chi è più bravo, è fare le cose con una logica. Che tu voglia fare cinema, che tu voglia fare il pittore, il filosofo, cioè il lato artistico è il prodotto finale, c'è un percorso per arrivarci. Se no, noi scriviamo pezzi e ce la giochiamo. Però l'arte non ha un percorso 1 più 1 uguale 2. Un saluto a chi ti sta guardando e magari se vuoi suonarci, lasciarci con vi lascio con qualcosa di suonato. Allora, grazie mille intanto, io ho appena cominciato questa collaborazione con Metal in Italy, ma è stata super fruttuosa all'inizio proprio con questo primo articolo. Quindi grazie mille ragazzi, supportate chi si sbatte per la musica, quindi chi fa video, chi fa recensioni, chi fa interviste, e siate critici, perché se guardate la roba in maniera anonima non la guardate, non prendetemi per il culo, non la guardate, quindi guardatela e criticate piuttosto, non siate anonimi, perché è giusto, perché ce l'aspettiamo e perché c'è gente davanti e dietro la telecamera che ci mette passione, mettetecela anche voi. Adesso vi lascio con un pezzo di quelli che possono essere criticati.